trovano, probabilmente finiranno in pasto alla macchina di giustizia. Mentre invece quello che ha perso 6 mesi con un agente immobiliare probabilmente ne troverà un altro e andrà avanti fino a quando non troverà la soluzione. Allora cosa succede? Controversie civili sono tante. Noi abbiamo anche il penale derivante dal civile, cioè il civile derivante dal penale, azioni risarcitorie, eccetera. Io ho provato a classificarvene alcune che possono riguardare l'agente immobiliare. Controversie, le avete nella cartellina. Controversie legate alla provvigione. Responsabilità professionale. Poi le analizziamo, le commentiamo tutte quante, facciamo degli esempi. Mancato rispetto da parte dei clienti degli impegni assunti e del triennale di compravendita. Passaggio da proposta preliminare da preliminare a rotta. Controversie legate ai contratti di locazione affitto d'azienda. Diritti reali e trasferimenti immobiliari. Voi sapete che tutte le controversie derivanti dai contratti di locazione vanno obbligatoriamente in mediazione. Chi litiga per effetto di un contratto di locazione non può più andare davanti al giudice se non dopo aver esperito un tentativo di conciliazione. Chi di voi fa affitti non può non avere un partner affidabile nella gestione delle controversie derivanti agli affitti. Perché chi di voi fa affitti, e non lo fa a modi e fuggi, ma lo fa, come immagino tutti voi, la maggior parte di voi, cercando di fidelizzare il proprio cliente, proprio perché l'affitto più che la compravendita fidelizza, non può, a mio modo di vedere, in un contesto nel quale siamo orientati al futuro e non al passato, non sapere che se una controversia nata dalla cooperazione tra locatore e locatario, che a un certo punto, grazie all'intercessione del mediatore immobiliare, hanno trovato l'accordo nel contratto che hanno perfezionato. Se litigano su quel contratto, qualcosa non ha funzionato nel contratto. Ma non sto parlando di una responsabilità di tipo legale, certo che non può essere responsabile l'agente immobiliare se questi hanno dei problemi nel loro contratto, se il contratto l'hanno perfezionato tra loro. Ma non parlo neanche di una responsabilità di tipo commerciale, parlo di un'opportunità di tipo commerciale. Nel momento in cui dovreste litigare su questo contratto, tornate da me, perché la locazione è materia obbligatoria di mediazione civile. Allora io, agente immobiliare, che vi ho fatto cooperare nel momento in cui dovevate trovare un accordo, non litigando, ma comunque nel negoziare delle trattative commerciali, adesso invece il vostro rapporto non è più umanamente neutro, il rapporto è umanamente negativo, perché state litigando. Sempre però io potrei aiutarvi a rinegoziare quelle dinamiche commerciali che abbiamo già negoziato prima. Prima le abbiamo negoziate, oggi qualcuno dice che sono state disattese, perché non trovare una soluzione sul problema generato da ciò che vi ha fatto litigare? E poi magari una diversa negoziazione che possa consentire di correggere il tiro. Magari col senno del poi siamo in grado di perfezionare un contratto che non andava ad intercettare perfettamente le esigenze delle parti. Certo che io tutto questo devo fare in un contesto che sia un contesto protetto, non posso farlo al bar, nel senso che non posso farlo fuori da un contesto formale, perché comunque rimane che se le parti non smettono di litigare, il giudizio è dietro l'angolo, la causa è dietro l'angolo. Allora, sapere che esiste a Torino, e che esiste a Torino qualcuno che parla la vostra stessa lingua, Franco, che la mediazione la conosce, che il mediatore lui non lo fa, civile, e quindi non ha un interesse nel proporvi, cioè può rappresentare, perché Franco vi ha detto una parte molto bella della quale ringrazio, e poi non vi ha detto anche una parte, non devi vedere, che è molto importante, cioè dove e come ci siamo conosciuti. Siamo conosciuti in Sardegna, nel quale abbiamo interessi entrambi, e all'interno di controversie risolte in mediazione. Di Franco ha conosciuto ICAF in un rapporto personale tra di noi, ma anche da utente. Contrapposti da utente. Quindi ha avuto modo di capire come avrete modo, mi auguro, voi il giorno in cui intenderete sperimentare, se le cose che stiamo dicendo oggi sono, per dire, lo sponsor di un servizio, la presentazione commerciale di qualcosa, guardate, se così dovesse esservi trasmessa, mi auguro che non lo sia, perché non è il mio obiettivo, anche se comunque vi stiamo dicendo che esiste un servizio nel territorio che volendo, del quale volendo è possibile servirsene,
ma perché è un servizio che voi potete vivere come diretti interessati se qualcuno vi attacca rispetto alla vostra professionalità chiedendovi un risarcimento del danno, o se qualcuno non vuole riconoscervi la provvigione, e quindi voi potete servirvi di questo servizio come utenti. Ma vi sto proponendo l'opportunità di guardare questo mondo come professionisti che accompagnano le parti in mediazione. Perché come voi avete accompagnato i vostri clienti all'accordo che si è tradotto in un contratto di locazione o di compravendita, oggi potreste accompagnarli dal mediatore civile e assisterli stando al loro fianco, affinché il mediatore civile, che ha tutta una formazione specifica e lavora su un piano di dinamiche, di comunicazione, di esplorazione dei bisogni delle parti, di analisi del torto e della ragione, non per dire tu hai torto e tu hai ragione, ma per dire cosa succede se non trovate un accordo qui e finite davanti al giudice. Quindi un po' di giuridico entra nella stanza del mediatore civile per capire con le parti un reale tuffo in quelli che sono gli scenari del dopo. Non facciamo la causa, chi parla l'avete già capito, facciamo la causa perché se non facciamo le cause in questi casi è la morte del diritto. Ho capito, ma tu vuoi vincere una causa o vuoi risolvermi il problema? Perché mi devi far capire se io la causa dovessi vincerla, se io ottengo un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo verso uno che deve darmi dei soldi, che è il top che un avvocato potrebbe ottenere, io poi ho bisogno di portarli a casa quei soldi. Se questo è l'Equitalia che lo rincorre, il pignoramento del quinto, al mutuo sulla casa, cosa mi è servito ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo? E voi mi direte, vabbè, ma allora non ti paga neanche in mediazione. Di cosa stai parlando? Beh, intanto, innanzitutto, diciamo che, giusto così parliamo anche un po' di numeri, no? Vi faccio vedere quanto costa il servizio di mediazione, un costo calmierato dal Ministero della Giustizia, cioè un decreto ministeriale, non dipende da noi. Queste sono le tabelle, voi vedrete di cosa mangia il mediatore. Non vedete? Non vedete? È piccolo o no? No, ma non vede la, cioè non lo. La scritta. La scritta. Ah, piccolino. Non vede o non vede, o non vede come possa mangiare il mediatore? No, no, no. Lo dico allora. Fino a 1000 euro di controversia, però vabbè, stiamo parlando di poca roba. Se la materia è obbligatoria, cioè rientra in quelle materie per le quali il legislatore ha detto provate la locazione, il condominio, trasferimento di diritti reali, voi lavorate sul trasferimento di diritti reali. Le materie per le quali voi intermediate sono quasi tutte materie obbligatorie di mediazione civile, ma sicuramente ve ne avrà già parlato il vostro avvocato. C'è un po' di sotteso. 43 euro costa, a questi costi aggiungete l'IVA e 40 euro.